Allora, buongiorno. Consiglieri? Cortesemente, colleghi consiglieri? Apriamo il consiglio. Buongiorno, passo la parola al direttore per l'appello, grazie. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerconi, Ciancio, De Chiara, Di Egidio, Ferrauto, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Pompei, Principato, Rinaldi, presente. Tosatti, presente. Toti, Tripputi, presente. Vitrotti, presente. Zitoli, tieni. E poi dai l'esito alla Presidente. Cerconi, presente. Abbiamo 21 presenti, 3 assenti, di cui Gunnella assente giustificato. Grazie. Allora, passiamo al primo punto all'ordine dei lavori, elezione Presidente del Consiglio. Allora, vi comunico che in data 30 maggio 2020, assunta al protocollo numero 75871 del 1 giugno del 2020, la Presidente del Consiglio Elisa Zitoli ha comunicato le dimissioni da Presidente del Consiglio. Occorre pertanto procedere all'elezione del Presidente del Consiglio ed invito il Consiglio a procedere a detta elezione che, secondo quanto stabilito dagli articoli 27, 6, 7 e 18, 7 dello Statuto, avverrà senza discussione e con votazione segreta a mezzo schede. Ciascun consigliere potrà indicare un solo nominativo che risulterà eletto il consigliere che riporterà la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il Consiglio. A seguito della prima votazione, se non si conseguirà la prescritta maggioranza, la votazione verrà ripetuta anche nel corso della presente seduta, sino all'elezione medesima che dovrà essere effettuata comunque prima di proseguire nella trattazione degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori. Vi informo infine che ai sensi dell'articolo 49,1 del TUEL il direttore Meneghini ha espresso parere favorevole sotto il profilo procedurale in ordine alla regolarità tecnica del presente schema di provvedimento in relazione alla quale, trattandosi di un atto di natura meramente procedimentale e privo di rilevanza contabile, non si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria.
quindi invito la segreteria a distribuire le schede e nominerò i tre consiglieri scrutatori: Ariano, Pompei e Toti, il consigliere Toti. I suddetti scrutatori dovranno votare per primi e poi prenderanno posto dopo al banco della presidenza. Quindi procediamo con la votazione. Prego i scrutatori. Ariano. Ariano. Lì, consigliere. Comunque c'è il primo Ariano. Attenzione. Va bene. Pompei. Pompei. Qua ci mettiamo un po'. Alabiso. Biondo. Candigliota. Carlone.
Cerconi. De Chiara. Di Egidio. Ferrauto. Giannone. Giuliano. Gugliotta. Guido. La Zazzera. Principato. Rinaldi.
Tosatti. Tripputi. Vitrotti. Zitoli. Gli scrutatori cortesemente se si accomodano qui, grazie. Procediamo con lo spoglio, grazie. Dichiara. 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 Tutto. Dichiara Claudia. Prego. Mi scuso. Scheda bianca.
scusatemi, scheda bianca. Carlone. No, no, è il voto, non abbiamo chiamato altro. No, 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 mi scusi, ma è la votazione della scheda. Controllo io, stai tranquillo. Ci sono i scrutatori. De Chiara. De Chiara. Scheda bianca. Scheda bianca. De Chiara. Scheda bianca. De Chiara. De Chiara. De Chiara. De Chiara. De Chiara. De Chiara. Scheda bianca. Adesso contale tutte, Tiziana. Contale tutte.
Prego, consigliere. Vi comunico l'esito con 21 votanti. Abbiamo riportato i seguenti voti: la consigliera De Chiara 14 voti, il consigliere Carlone 1 voto, 5 schede bianche e una nulla. Eletta la carica del Presidente del Consiglio del Municipio, il consigliere De Chiara che assume la Presidenza del Consiglio. La presente deliberazione assume il numero, cortesemente per... va bene, dopo verrà comunicato. La presente deliberazione per sua natura è immediatamente efficace. Passiamo al secondo punto all'ordine dei lavori. Si può fare? No, vabbè, che... ma grazie, però gli applausi non sono ammessi. Allora, passiamo al... Sì. Allora, passiamo al secondo punto all'ordine dei lavori. Elezione dei vicepresidenti del Consiglio del Municipio. Allora, invito pertanto il Consiglio a procedere a detta elezione che secondo quanto stabilito dagli articoli 27, cortesemente consiglieri, secondo quanto stabilito, consigliere Giuliano, la prego, grazie. Secondo quanto stabilito dagli articoli 27, 6, 7, 18 e 8 dello Statuto, avverrà senza discussione e mediante un'unica votazione segreta a mezzo schede. Ciascun consigliere potrà indicare un solo nominativo, se risulteranno eletti due consiglieri che riporteranno il maggior numero dei voti. Confusione. Rammento che a parità di voti risulteranno eletti i consiglieri che nell'ultima elezione per il rinnovo del Consiglio Municipale hanno ottenuto la maggior cifra individuale intesa come per consigliere anziano. Rammento che dei due vicepresidenti eletti eserciterà le funzioni di vicepresidente vicario colui che avrà riportato il maggior numero di voti e in caso di parità il maggiore di età. Informo che ai sensi dell'articolo 49,1 del TUEL il direttore Meneghini ha espresso parere favorevole sotto il profilo procedurale in ordine alla regolarità tecnica del presente schema di provvedimento, in relazione al quale, trattandosi di atto di natura meramente procedimentale e privo di rilevanza contabile, non si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria. Quindi invito la segreteria a consegnare. Perfetto, allora, allora chiamiamo i primi tre scrutatori che sono. Scusate consiglieri, vi prego, gentilmente. Non è possibile l'assembramento, vi prego, grazie. Allora sono chiamati a votare gli scrutatori, prego. Ariano. Consigliere Pompei, prego. Consigliere Todi, prego.
All'avviso. Biondo. Carlone. Cerconi. De Chiara. Di Egidio. Ferrauto. Giannone. Giuliano. Gugliotta.
Guido. La Zazzera. Principato. Rinaldi. Tosatti. Triputi. Triputi. Vitrotti. Zitoli. Prego i scrutatori di avvicinarsi qui vicino. Prego, procediamo con lo spoglio, grazie. Gugliotta. Tosatti.
Tosatti. Tosatti. Gugliotta. Tosatti. 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 Carlone. Tosatti. Tosatti. Carlone. Tosatti. Gugliotta. Gugliotta. Un po' di silenzio, grazie. Carlone. Tosatti. Carlone. Chi ha il telefono? Tosatti. 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 Allora contale, contatele, chi darà la rete. Contate le schede e poi dalle armi.
Allora vi comunico l'esito, abbiamo con 21 votanti, abbiamo il consigliere Tosatti con 13 voti, il consigliere Carlone con 4 voti, il consigliere Gugliotta con 4 voti. Eletto alla carica di vicepresidente vicario è il consigliere Tosatti. Vi prego di attendere qualche minuto che verifichiamo per il vicepresidente e sospendiamo per un 10 minuti. Grazie. Sì, riapro il consiglio, sono le ore 10:22, ok. Allora, come d'articolo 20,4 del regolamento del Consiglio Comunale, a parità di voti risulta eletto il consigliere che abbia ottenuto nelle ultime elezioni la maggior cifra individuale, intesa come per il consigliere anziano. Quindi nelle ultime elezioni risulta il consigliere Gugliotta. Sì, quindi proclamiamo eletto il consigliere Tosatti come vicepresidente vicario e il consigliere Gugliotta, che non vedo più, lo cercavo, come vicepresidente. Grazie. Allora, sì, la Quindi il Presidente del Consiglio proclama eletti alla carica di Vicepresidente il consigliere Tosatti con funzioni appunto vicarie e il Presidente Gugliotta con funzioni da Vicepresidente. La presente deliberazione assume il numero 22. La Presidente infine vi comunica che il provvedimento per la sua natura è immediatamente efficace. Grazie. Il Consiglio è concluso. Grazie. Alle ore 10:24. Grazie.